L'ultimo mese è stato caratterizzato sui mercati dall'acuirsi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina che sembravano ormai appianate dall'inizio di quest'anno. Trump ha aggiunto alcuni elementi di tensione ulteriori andando a colpire anche specifiche aziende, come nel caso di Huawei, piuttosto che aggiungendo ulteriore tensione sul Messico, che sembrava una questione che fosse stata risolta con gli accordi del nuovo NAFTA. In questo modo il mercato ha subito sostanzialmente un contraccolpo che si è riverberato un po' su tutte le asset class, dalle borse al credito, alle valute, ai tassi. La componente forse che ha reagito di più in questa prima fase sono proprio i tassi, che hanno incorporato una sorta di reazione da parte della Fed, ma anche da parte di altre banche centrali a livello mondiale in un'ottica più espansiva. Nel caso della Fed in particolare, alcuni membri hanno parlato recentemente avvalorando un pochettino la tesi della possibilità di intervenire con dei tagli dei tassi. In realtà nella curva americana sono già presenti tre tagli di qui al 2020, quindi il mercato si è già posizionato per tempo per questa eventualità. Il decennale ha già toccato livelli che non toccava dal 2016, appena sopra il 2%, e stesso andamento ha avuto anche il Bund in Europa, che ha rotto i minimi di rendimento che aveva toccato nel corso del 2016. Il contraccolpo si è risentito anche su altre classi d'attivo, come il credito, che ha allargato sia nella sua declinazione a minor rischio, quindi l'investment grade, nell'ordine dei 15-20 basis point, sia nella sua componente di maggior rischio, la yield, anche arrivando ad allargare di 50 basis point. Anche gli emergenti non sono stati immuni dal colpo ricevuto appunto da questa rinnovata tensione commerciale, allargando sia nello spread sia nella componente di divisa per quanto riguarda la parte in local currency. In particolare l'indice JP Morgan NB Global, che è un po' il termometro, diciamo, dell'emergente in divisa forte, ha allargato andando quasi a toccare la soglia dei 400 punti base di spread, che era almeno, diciamo, da tutto il 2019 che non veniva più toccato. Quindi in sostanza c'è stata una reazione un po' su tutte le classi, comprese anche le valute. Ovviamente c'è stata una fuga verso quelle che sono considerate le valute di maggior rifugio, come ad esempio il franco svizzero o lo yen. Il dollaro in realtà ha avuto un andamento abbastanza poco volatile, soprattutto contro euro, sull'onda di quello che sta succedendo da alcuni mesi. Hanno visto invece peggioramenti alcune divise emergenti, in particolare il peso messicano, e anche quelle divise legate al ciclo cinese, come in primis il dollaro australiano, che ha avuto una performance decisamente pesante.